e anche alla gente. Nelle parole di Dio. Sull'abside della chiesa c'è una scritta, Guglielmus Sacerdos, ci sono dei caratteri gotici, però non sappiamo chi era questo Guglielmo, se era un abate, se era l'architetto, perché di solito gli architetti firmavano, lasciavano il loro segno, quindi può darsi anche che sia questo Guglielmo. Ed era un rifugio anche per i cavalieri teutonici, questa abbazia. Certo, è stato un possedimento, questo è stato nel 1261, fino al 1484 è stata la sede dei cavalieri teutonici. Templari sicuramente ci sono passati, è sicuro, perché molti santi, molti papi che andavano a Monte Sant'Angelo in Terra Santa sono passati di qua. I crociati, prima di andare in Terra Santa, facevano tappa su a Monte Sant'Angelo, quindi per farsi benedire prima di imbarcarsi, e ritornavano a ringraziare quando tornavano dalla Terra Santa. Quindi questo era un percorso, una tappa obbligata.